Una caramella, forse stai mangiando tu. Due o tre morsi, è già finita e non ci pensi più. Ma sapessi quanta gente e che lavoro c'è, che l'ha regalata proprio a te. C'è il re dei dolci che l'ha pensata, che l'ha passò, all'alchimista che l'ha studiata, che l'ha passò, al pasticcere che l'ha impastata, che l'ha passò, al capopoco che l'ha profumata, che l'ha passò, al vice cuoco che l'ha sagomata, all'operaia che l'ha incartata, che l'ha passò, alla collega che l'ha impacchettata, che l'ha passò, a chi l'ha controllata, l'ha impallata, l'ha passata, poi a chi l'ha caricata, trasportata, scaricata. E poi c'è il sor ministro che l'ha autorizzata, che l'ha passò, al sor mercante che le ha messo il prezzo, che l'ha passò, alla commessa che l'ha consigliata, che l'ha passò, alla tua mamma che l'ha comprata, che l'ha passò, alla tua mano che l'ha scartata, che l'ha passò, alla tua bocca che l'ha masticata, che l'ha passò, al tuo pancino che non batter d'occhio la trasformò in quello che era prima, in quello che una caramella è, un po' di acqua colorata, un po' di zucchero per te. Quella caramella che stasera mangerai sembra poco, sembra niente, ma ora tu lo sai. Quanta gente al mondo non ci ha dormito su. Pensaci, ti piacerà di più. C'è il re dei dolci che l'ha pensata, che l'ha passò, all'alchimista che l'ha studiata, che l'ha passò, al pasticcere che l'ha impostata,